Eccoci qua ragazzi e bentornati, siamo quindi arrivati al decimo episodio e come sempre è Avionauta che vi dà il benvenuto, quindi siamo qui con l'ombra di Mordor, vorrei di nuovo ringraziarvi per tutti i commenti e le cose che ci siamo dette in solo 24 ore da quando ieri vi ho ringraziato, siamo saliti da 800 visite a più di 1000 del primo video, che è veramente tantissimo, e da 48 addirittura a 68 iscritti, cioè 20 solo oggi, che per me veramente sono numeri oltre ogni immaginazione. Quindi al momento, come vedete, abbiamo 16% del gioco completato e questo va avanti solo se facciamo missioni principali, quindi potremmo anche giocare 7-8 ore e andare in giro a fare tutte le missioni secondarie e questo non si sposterebbe di un millimetro. Quindi ok, vado avanti, parto. Vieni qui, figliolo. Ho una cosa per te. Un oggetto prezioso. Padre, è davvero mio. Ogni ramingo deve avere una spada. Abbine cura. Ora fa parte di te. Non me ne separerò mai. Ok. Allora, quindi come al solito il gioco adesso carica. Siamo qui sulla nostra bella torre. E oggi mi avete dato un bel po' di spunti. Insomma, uccidi questo, uccidi quello. Ce ne sono veramente per tutti i gusti. Quindi io da una parte vorrei magari prendere qualcuno di questi signori. Vedete, c'è Zogdush Cacciatore oppure Mormog Apriteschi. Vediamo un po' chi conosciamo dei due. Quindi vorrei provare prima con uno di questi signori. Eccoli qua. Bubble Bruciagrog non era tra quei due. Abbiamo una vendetta con questo tizio, quindi ci ha ammazzato. Significa questo? No, bersaglio vicino significa, quindi è da queste parti. E Morbo Gapriteschi, di cui ancora non conosciamo i punti deboli. Quindi magari sarebbe il caso di scoprirlo. Bubble Bruciagrog. Conosciamo i punti deboli? Sì, allora, vulnerabile ai colpi di grazia furtivi, vulnerabile alle bestie cavalcate, paura dei Karagor. Ok, quindi magari bisogna andarci con un Karagor, però pure questo che è vicino. Vulnerabile ai colpi di grazia di combattimento, vulnerabile ai colpi di grazia furtivi, vulnerabile alle bestie cavalcate. Però vabbè, se è vicino veramente, magari allora può diventare solo per vicinanza il nostro bersaglio. Pash la montagna. Quindi lui sta nell'area intorno a noi, quest'area verde da qua da qualche parte, vediamo se riusciamo a scovarlo così con la nostra vista. È lì in fondo? Ah, lì c'è uno che ha delle informazioni. Magari lo andiamo ad interrogare allora. Sì, conosceremo qualcosa in più sugli altri due capitani. Vediamo un po'. Chi era da interrogare? Ah, si è girato. Va bene. Vorrei riuscire. Misero umano! Ah, ecco qua. Verme! Credi di essere più intelligente di Ha me? trovato lui noi. Ok, Assaggia la quindi potrei sangue! prendere il Karagor. Vediamo se ci riesco. Karagor? Non andare via. Karagor? Ok. Bellissimo. Non può essere. Anche a me. Non mi è mai X. Benissimo, preso. Dove è andato? Te la dai a gambe? Ok, è andato. Abbiamo una runa che non si può prendere purtroppo. Così, bisogna scendere. Ok, dov'è che stava quello con le informazioni? È ancora lì vivo. Ah, c'è pure quello là in fondo. Benissimo, benissimo. Ce ne andiamo a prendere quello. Così magari ce lo interroghiamo. Non resistermi. Non mi morire. Morte. Ancora. Non è possibile. Sanguina, abbandonati a me. Ah, non si riesce a interrogare nessuno in Santa Pai, è troppo lenta sta cosa. Addirittura la mutra un po' mi faccio ammazzare. Vabbè.
lo fate interrogare, sì. Ok. Ah, allora, volevamo vedere. Apri Teschi, che cosa gli fa male? Maldestro può essere afferrato senza dover avere salute bassa, bene. E una bella bestia veloce. Ok. Adesso però mi sa che ci serve un po' di energia. C'era un altro verde? Non lo vedo più, sarà morto per colpa del Caracol. E quindi a questo punto sappiamo che lui può essere afferrato senza tanti problemi e ce lo andiamo ad ammazzare così, no? Ma i ragni si possono ammazzare? Sì, infatti avevo visto una volta che dovevo uccidere 3 ragni per completare una sfida. L'ho visto sulla mappa. Però non so come l'ho ammazzato gli altri 2, non mi ricordo di averlo fatto non volontariamente, insomma. Questi non sono. Ricompensa 100. Vediamo se troviamo una piantina. Sembrerebbe che qui dietro ci dovrebbe essere qualcosa. Chi è quello? Tugog. Di cui non sappiamo nulla. Voi pelle rosa, siete deboli. Neanche tu scherzi. Ciao. Allora, la piantina è qui, ecco, meno male. Allora, quindi adesso magari proviamo ad andarci a uccidere questui. Ah, questo è quello nuovo che abbiamo trovato. Questo bel signorino qua, che non sta nemmeno tanto lontano. Quindi si può afferrare ed è maldestro. Abbiamo delle rune, abbiamo detto. Ho preso una runa per l'arco. Ah, 6% però, veramente poco. Però vediamo se abbiamo qualche runa meno importante o se possiamo sbloccarla. No, non abbiamo soldi. Abilità inchioda. No, no, vabbè, va bene così. Tanto avevamo sbloccato quell'abilità. Dove che stanno le abilità? Voglio sempre con i tasti, scusate, non imparerò mai. Allora, abbiamo sbloccato quell'abilità che ci permette di risucchiare energia durante i combattimenti. Sì, con X più A. No, lampo spettrale, ho detto una fesseria, scusate. Questo è... Non l'abbiamo sbloccata più? Volevo, ma non l'ho fatto. Sì, sta lì sotto, sta lì sotto. Che è A più B. Benissimo, A più B. Mi fa risucchiare durante un combattimento, lo fa anche velocemente. Ok, quindi quella va bene. Vedete, questa è quella che abbiamo parlato nei vari commenti. Cacciatore di Caragor, no, scusate, non è questa. È quella subito sotto. Premi RB per montare in sella e calcare i Graug storditi. Ah, quindi vanno storditi. Avvicini di soppiatto ai Graug ignari, quindi tocca X per farli sanguinare, causando dei danni enormi attirando i Caragor. Ok. Ok. Quindi abbiamo selezionato questo nemico e lo andiamo a prendere. È una lotta di potere, quindi ci darà un bel po' di punti, immagino. Qui si divertono con i Caragor. Io non uso mai le torri, non ci penso, scusate, per andare più veloce da un punto all'altro. Vabbè, sono ormai, siamo arrivati. Sono tanti, non si riesce a prenderlo senza problemi. Qui sopra la sfida di potere. Dai, tirati su. Non è possibile. Ok. Vieni qui. RB avvia missione. Allora, gli Uruk potenti intimidiscono prima gli altri, obbligandoli a diventare loro seguaci. Se ha successo, il capitano accrescerà il suo potere. Invade il tentativo di reclutare i seguaci, prende prima l'esercito di Sauron. Ok, quindi. Una sorta di modalità orda. Datemi le vostre spade e io vi darò qualcosa da affettare. Seguire te? Ma quindi, sei patetico. Lui si poteva afferrare. E che più?
si poteva afferrare e usare una bestia cavalcata. Ok. Ci sono Caragor in giro? Mormog. Ci sono Caragor in giro? Giunta la tua fine! Ah, mi hanno già visto? Qualcuno lo cominciamo a togliere di mezzo così. Quella è vuota? Odio per il dolore. Chi l'ha fatto niente? Abbiamo capito. Seguiamo. Sì, non ci sono altri punti da far esplodere. Vieni qui, ti faccio sanguinare. Ah, vediamo se funziona inchiodare i nemici. Com'era la cosa? Bisogna sparargli ai piedi. Maiale! Da come sei fuggito credevo che saresti arrivato fino al grande mare. Invece sei ancora qui. Ah, lui si può... Quel globo è mio! Che è successo? Già avuto paura. Di cosa? Verrò il suo sangue per cena! Occhio alle sue mani! Vabbè, dai, facciamo fuori un po' di marrani. Come ha fatto? Ok, ci sono magari piante qui intorno, visto che mi hanno lasciato un po' di tregua. Ce n'è una qui. Ok, torniamo lì. Abbiamo tolto di mezzo quello con lo scudo. Lui ha paura ma non scappa, quella è la cosa bella. Ho visto qualcosa. Scappi! Ah, eccolo. Userò i tuoi tendini per allora. Lo prosciugo. Magari a questo punto lo interrogo. Devi obbedirmi. Vediamo un po' chi dobbiamo scoprire. Era questo? Sì. Ah no, questo già lo sappiamo. I capitani qui su li conosciamo tutti? Sì. E quindi? Vabbè, spendiamolo su questo. Ah, così proprio. Vabbè. Ah, recupera la concentrazione inchiodando nemici. Ok, armi e rune. Che è praticamente identica a questa. È anche meglio quella che abbiamo. Vabbè. Allora, a questo punto magari proviamo a vedere una missione principale. Potremmo provare ad uccidere uno di questi signori? Quindi ci siamo detti che qui c'è il comandante.
scusate. Allora, qui c'è il comandante, qui c'è l'impotente. Non so. Proviamo questo. Quanto lontano è? Noi siamo qui. Magari andiamo su una torre. Dove stanno le torri? Torre, lì c'è una torre vicina. Vabbè. Ah, c'è un altro. Chi è quello? Oshu. Usa esplosioni e colpi di grazia in combattimento. Vabbè, allora a questo punto ci troviamo. Cos'è stato? Uso esplosioni, ma non vedo in giro punti dove far esplodere cose. È giallo. Ok. Vediamo se possiamo. A forza di allenarci, abbiamo affidato le spade. No, invulnerabile la furtività. Schifoso umano! L'incantesimo di fuoco ha lasciato il segno. Ora sì, anche io lascio un segno su di te. Non più. Presto avremo qualcosa da fare. Riprovaci, verme. C'è una lama affilata che ti aspetta, idiota. Proteggetemi! No, non oggi! Troppi problemi per me! Pagherai la prossima volta! No, pagherai tu. Pilato! Vieni qua. Alza come corrono. Corri, 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 corri. Vieni rapido, poi. Ah, è invulnerabile agli attacchi a distanza, ecco perché non gli ho fatto niente. No, il carico no, me l'ha si è ripreso. Ti possino. Scemo, sei lento. Ci riprovi, idiota? Credo di aver sentito qualcosa. Dai, tira di su. Ok. Questo qui. Tugok, vulnerabile ai colpi di grazia di combattimento, può essere ucciso istantaneamente ai colpi di grazia di combattimento. Vulnerabile ai colpi di grazia furtivi, mal destro. Bestia cavalcata. Vabbè, quindi dicevamo. Prendiamo una runa, un'altra runa con l'arco. Non ne avevamo, adesso tutte arco ci dà. Recupera quanto piace da continuare uccidendo con l'arco in furtività. Vabbè. Allora, andiamo verso la nostra missione, 1300 piedi. Darmi del pazzo. Ma ho sentito di nuovo degli strani rumori. Anche vabbè, noi. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. È il rametto. Forza, inseguiamolo. Non mi sfuggirai. Qui c'è una torre davanti a me. Riesco magari a usarla per avvicinarmi più velocemente all'obiettivo. C'è anche un Karagor. No, ho visto quello che il senza morte ha fatto al Grog. Un solo colpo. 800 piedi, vabbè. Dai, corri, 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 corri. Vediamo così se è vero.
Stiamo andando da quello giusto, sì? Allora, abbiamo detto quello con Ratbag lo lasciamo perdere e andiamo da questo qui. Giusto, tanto per essere tranquilli, sì, era giusto, quello giusto. Ok. Questo non manco visto a che cosa. Uccidi gli Uruk prima che chiamino i rinforzi, così potranno contare solo sul loro comandante. Quando mi ci avvicino mi sento sgarbato. Allora, scusate, fatemi vedere questo con i suoi punti deboli. Esplosioni e colpi di grazia. Ok. Uccidiamo gli Uruk. Questi uomini sono come ratti che infestano la nostra terra. E come ratti vanno schiacciati. Tutti dal primo. Questo dove sta? Ho un sacco di nuovo da provare. Se solo potessi avvicinarmi. Che si è ripreso questo? Ah, ma si ricreano. No, un altro. Quindi proiettili. Eccolo qua. Colpi di grazia ed esplosioni. C'è qualcuno nascosto lì. Eccole lì le esplosioni, quindi magari vediamo se riusciamo a... Lì c'è un altro omino. Flak. Signore dell'arco. Vabbè. Devo bere meno grog. Sento cose che non esistono. Ciao ragazzi. Ehi, so che sei stato tu a uccidere tutti. Ora io ti metterò al tuo posto. Vediamo se riusciamo a salire qua sopra e magari nel frattempo a risucchiare qualcuno. Aia. No, non così. Prendiamo! Accendete i fuochi! Non mi fregherai così! Troppo tardi, Ramingo! Ti faremo a pezzi! No! Vediamo se qualcuno mi si avvicina e riesco a risucchiarlo. C'è un intero esercito in arrivo per te! Vabbè. Oh, maledetti! Non sai in che guaio ti sei ficcato! Ok. Pensi di essere forte? Aspetta di vedere i nostri guerrieri. Invulnerabili, aspetta per io. Ti schiacceremo, Ramingo! Speriamo che l'altro non venga. C'è un intero esercito in arrivo per te. Forza, riprovaci. Non ci ricasco due volte. Voi indebolitelo che io lo finisco. Non mi piace vincere facile, eh? Neanche prima. Ah!
così lo colpisco. Sapevo che sarebbe successo. Perché nessuno mi ascolta? Ok. Ok. Benissimo. Morto. Quindi, signori, manca solo quell'ultimo lì. Io di lui non so niente. Però magari, tanto per chiudere in bellezza, lo proviamo. Vediamo se... Ciao. Cosa? Ehi! Ehi! Tutta Mordor accorrerà quando aprirò la bocca e soffierò. Ok. Ehi! Ecco il nemico! Vado ad accendere il segnale! Voltola! Okay. Cos'è sta? Accendi il... Benissimo. È morto. Anche lui. Scappate. Ho sentito qualcosa. Torna qui. L'ho trovato. Mi serve aiuto. Occhio, il Ramingo. Uccidiamo. Ho visto qualcosa muoversi. Accendi quel segnale. Vabbè, io andrei via. Tanto ormai qui non ha più senso rimanere. Resta lì. Non hai via di fuga. Dice un altro comandante? Olgoth. L'uncino. Vabbè, proviamo. Proviamo ad andare da lui. Lei, un carro. Cosa è stato quel rumore? Maiale! Diretti così. Non troverai altro. Denti e artigli. Fermo dove sei! Aia, caragol di merda. Non credo però. Fermo! Ok, vediamo chi potremmo andare ad indagare un po'. Questo lo conosciamo. Ormai questo manca, ok. No, lo conosciamo. Conosciamo quest'altro, chi è? Va bene. Magari dopo ce lo guardiamo con calma, perché l'episodio praticamente volge al termine. Non voglio affrontare un Karagor. Sono riuscito ad uccidere un altro dei comandanti. Ne manca un altro. Chi cavolo è questo? Oh, ancora tu. Non mi hai ucciso, no. No. Ti farà pentire di essere uscito da quella sgualdrina di tua madre. Tu da dove cavolo sei uscito? Vediamo Oshu lo zoppo. Quali hai i punti deboli? Cosa ha come punto debole? Dov'è? Non ce l'abbiamo? Ah, ecco. Colpi di grazia ed esplosioni. Vabbè. Esplosione non... Vieni, vieni. Vieni con me, vieni. Seguimi, seguimi. Non mi vedrai nemmeno. E anche tu. Ah!
Mi hai preso per un pollo? Ci penserò un'altra volta. No. Qui non basta. Resto. Ma è un grandissimo. Corre che è una bellezza. Si salva sempre. Ah, proviamo a saltare così. A chi lo dici? I miei ultimamente sono inutili. Cosa stavo a imparare a domare i Krog? Dov'è che andavo? Sarebbero molto più bravi a spoilerare. Vabbè, figuriamoci quella runa. Che non ricordo più dov'è. Doveva essere qui vicino, no? Non ricordo di averla presa. Non la vedo nemmeno sulla mappa. Vabbè, pazienza. Forse l'ho presa. E va bene. Io direi che può bastare. Vediamo un po' il nostro esercito come al solito. Quindi c'è rimasto questo comandante veterano e questo comandante veterano, che ci siamo andati una volta e ce ne siamo dovuti scappare. I punti deboli erano solo poterlo praticamente fare i colpi di grazia. Ok, questo non lo conosciamo. Questo è il nostro amico Ratback. Questo è Osho lo zoppo che scappa ogni volta che ci vede. Ok, paura di bruciare, paura dei Krog. Dopo lo prendo un Krog. Un erbo ai colpi di grazia furtivi. Ah, buono a sapersi. Quindi la prossima volta magari attacchiamo uno di questi due. Lui ha paura dei Karagor. Qui ce n'è un altro. Ah, brucia Krog che mi avevano chiesto di ammazzare, ho dimenticato. Vabbè, lo faremo la prossima volta. Questo come si chiama? Tugo schiaccia ossa. Ma al destro non è per le bestie cavalcate. Va bene. Quindi penso che anche per oggi è tutto. Come al solito, ragazzi, lasciate i commenti. E ci vediamo al prossimo episodio.